qui ragazzi siamo su un 10 solo per come hanno concepito la bottiglietta. Non ho altro da dire. Ragazzi, bentrovati. Noi siamo in compagnia oggi di un cremoso di Galactica. Allora, piccola premessa, Galactica io la conoscevo soprattutto per atomizzatori, box e compagnia bella, insomma per la parte hardware. Ultimamente si era messa a fare dei liquidi e a me non mi erano ancora capitati sotto mano. Sono andato in negozio e dico: voglio un cremoso da accorpare con gli aromatizzati e i tabacchi che svapo. Bene, mi è capitato sotto lo Shark, un liquido 20 ml d'aroma che è un biscotto croccante vaniglia e caramello, o almeno così dicono. Il 10 se lo prende solo per questo. La comodità di fare una diluizione in 60 ml di bottiglietta. L'ho svapato in Restricted Flavor creato da me, ossia una pod, penso, di drag e compagnia bella, messa su una V-Suite, che è una sigaretta elettronica da guancia ariosa. Bene, è diventata una sigaretta elettronica da Restricted Flavor, perché concentrandoci solo su Shark, rende meglio su un restricted flavor. In che senso? La nota del caramello viene risaltata leggermente di più rispetto alla sua nota predominante, che non è il biscotto. Io penso che sia un biscotto al latte vanigliato. In che senso? Quando io l'ho buttato dentro per la prima volta, ho sentito subito sta vaniglia, però non era la classica vaniglia di radice o comunque sia la vanillina o qualsiasi altro tipo di vaniglia forte, cioè nel senso non sentivo la vaniglia pura, ma la sentivo ammorbidita dal latte. Come potete vedere, buttano il latte, penso per questione che il biscotto va inzuppato nel latte, però io ci ho sentito sta nota di latte. Adesso non vorrei che fosse tutto una cosa che mi sono costruito mentalmente. Però ho sentito poca pasta frolla, cioè comunque sì, ho sentito poco di quel biscotto croccante, giusto così penso una nota all'inizio che ti dà quest'idea di biscotto. Poi ho sentito predominante questo latte vanigliato e alla fine arriva il caramello. Questo è un caramello non troppo dolce, io non so se definirlo affumicato o comunque sia caramello salato, perché non è sicuramente un caramello salato. È un caramello dolciastro, ossia non è dolcissimo ed entra in contrasto con questa vaniglia e latte vanigliato, passatemi la terminologia, molto più dolce rispetto al caramello. Il caramello risalta alla fine con quella nota un po' affumicatina, io almeno l'ho sentita così, non vorrei che fosse una reazione del Restricted Flavor che l'ha risaltato un paletto di più. Il biscotto lo noti all'inizio e poi senti questa nota, come ho già detto, di vaniglia o latte vanigliato. Ragazzi, io a parte dirvi che come bouquet aromatico nel complesso rende molto bene rispetto a tanti altri biscotti al cioccolato o al caramello o comunque sia, diciamo, della linea cremoso biscottato, rende molto bene. Cioè, a me mi è piaciuto per tagliare i liquidi che sto svapando, un tabaccoso cremoso. Insomma, mi serviva un cremoso, qualcosa che mi ripulisse la bocca ogni tanto. Uno dice: e vai a prendere un cremoso? Sì. Soprattutto vado a prendere questo cremoso che penso che ormai entra di diritto nei liquidi che svapo a rotazione, perché mi piace un botto, veramente tanto. Qua è da portarselo in giro e vai tranquillo. Lo proverò anche in guancia, però quello lì lo rivediamo un attimo in live. Quello è da studiare bene, perché per me ne vale la pena di averlo, soprattutto per quella questione della boccetta, che è una figata per me, cioè comodissima.
niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Come al solito seguiteci su YouTube e Instagram, attivate le notifiche, campanelline varie, bla bla bla, insomma tutto quello che vedete qua sotto e su Instagram per seguirci meglio, attivatelo. Voglio ricordare però la nostra live settimanale su YouTube, ma soprattutto rimanete sintonizzati per nuovi eventi o comunque sia se dovessimo mettere così delle novità. E niente, grazie mille, ad un prossimo video.